Buongiorno Italia, lunedì, cos'è sto rumore? Occhio, guarda, guarda chi che è qua. Le arriva Fabio, guarda, è prima mattina. Buongiorno! Porca miseria! Bene, bene, male la prima mattina, però dai. Te ti ricordi che Fabio qua è il raduno a Tramonti di sotto? Mi fermo un altro raduno a Tramonti, ti viene il 28? Sì, basta non cata un altro. Sai che mi incrociava. Cosa? Ah sì, che vi siete bloccati là col traffico, è straordinario, particolare. Fortuna che c'era il nostro amico. Porca miseria. Ragazzo, approfitto anche da Fabio, che è timido stamattina. Te vedi che è timido stamattina? No, Fabio, gentilissimo, si è prestato per cambiare un telaietto dietro, che forse ti avevo già anticipato. Salve signora. E che non è portante, non è importante, quindi, non essendo portante, e aveva fatto ruggine perché No, è entrata acqua. Cosa ha messo il coso, ti cassare messo. È cosa teso? prodotto qui per ruggine. Ah sì, ti Capito? vuoi tirare fuori, ti va a salà. Messo in mezzo là. Allora, questo che parla in mestrino sotto è Michele, mentre sotto abbiamo Fabio, che anche lui sta parlando un linguaggio a me sconosciuto, no? Perché vedi, stai dicendo tutte le cose tecniche, no? Beh, mezzo metro, songami. Vedi tu, guarda che progetti aerospaziali che gli devo far qua, guarda. Porca miseria, mentre sto qua, no? Mi ha gaffato un amico. Allora, vedi, anche se non mi piace tanto far vedere i difettini del mio camper, nella trave dietro, vedi, c'è quel pezzo lì arrugginito che è partito, e vabbè, comunque non è importante perché non è importante, però insomma, te vedi, vedi il camperino tutto nuovo, tutto bello, quel buso là, sì, te rattristisce un pochino. Mentre Michele se così è natura, cioè non puoi fare niente, cioè non è che arriva tipo Fabio, c'ha le misure, fa i disegni e mette a posto, cioè le così resta. Dopo me la fa pagare. Sì, guarda, guarda il progetto aerospaziale che c'ha pa' forma, guarda che robe. Porca miseria, e non si scherza qua con Fabio, eh? Questa è una papperella. Esatto. Quindi vedete, se beve due bicchieri in più arriva questa roba qua. Esatto. Ok. Mentre, altrimenti, se per caso dovesse essere, perché sei veneto anche lui, no? Aspetta, perché poi mi dice roba perché credo sempre in imbriagonia i veneti. Sì. E ora cancella sta battuta, desmente che te ha. Ok, quindi. Sviluppo complessivo 500. Fermo una goletta, fai che passare attraverso da 40, che sei lì. Da Anche una goletta, guarda, dimmi. 30, però fermo da 40, Mira che perché ti che passi sotto sul è telaio. l'emarso. Fermo la isoletta per buio, in modo che non abbiamo problemi a filarlo. E basta angolare 50x50, sono a Cioè, posto. con te che dici è un camperista che è una roba del suo camper, è Ma dico, smarso, metti cioè la se è verticale. un'offesa pesante, cioè se come Se dire, non quasi, so, te la se mamma la roba che fa migliore, se lavori strani. quasi, sì, rimiera già zinca. Oppure faccio un profilo in acciaio. Ma io ancora in acciaio. Un filo in acciaio, fa un Mi sa che è più bugio. elastico l'acciaio. Bugio Il discorso rivetemo. anche dei movimenti. Vabbè, faccio una roba da un paio di millimetri sufficiente. Sì, anche perché non sei portante, ti capisco, non sei No, portante. adesso devo passare il bugio lì. Mica avevo pensato dopo, infatti che avevo parlato con io, all'interno Parasciutto dove c'è il titui. poro, insomma, che c'è il buso, le spraghe dentro il poliuretano, in Ah, ti maniera riempie il tubo. che si blocca la ruggine col poliuretano, perché c'è chimico, sai che blocca la ruggine. Allora, faccio quasi quasi che faccio un buso in più, dove che non devo rivettarlo, magari più grande, così spari un momento da lì e chiuso il Mi discorso. lo ha il poliuretano, lo porti via. O quel che non si espande, tra Ma poi l'altro. dopo sempre No, no, farlo ti serve quello che ti espande, ti. Ah sì? Sì, perché è da Dopo aderire lui da cammina, quando lui cammina attraversa. dentro comunque, dopo Esatto. non c'è che. No, ma Niente che quello che mettiamo. è quello è il poliuretano che è caduto io, non è espandibile. Cioè, ti espulsi sopra, però resta Ah, vabbè, ma la quello. pressione va dappertutto. Sì, va dappertutto, sì, ma lui bisogna che va a riempire e gonfiare Tutto il nel. poliuretano, Va bene, quindi. va bene. Ed è quello per le casse morte delle porte. Ah, se per Esatto. casa dei Poi è tutto morti. spugnoso là, che dopo ti stiamo fuori per buso, se vuoi te lo Ti rifili. cagli via. Piace lì che venga fuori, tanto dopo. Ecco. Se ti Fazzati. blocca la ruggine e non ti Ma sì. va. Guarda, fumo due busetti. Guarda che riprese a Non ti cagli, cazzo non ti cagli le ultimamente. cose. Però c'è robe interessanti, te vedi. Cioè, te vedi, do camperisti, tre, chi parla Faccio un po' dei robe, dei Ma magari zanzare, che dietro. magna. Ah, se ti può essere utile, se vieni da queste parti si chiamano mussatti. E devi dire, zio can, le piene mussatti. Cioè, questa è proprio una cosa tipica di Un questi luoghi. mosquito in spagnolo. Sì, vabbè, ma qua i mussatti. Oppure, che merda, i mussatti, e tutte che parole là. Bene, le misure le abbiamo prese, poi ci ricattiamo nuovamente. Il camper te l'avevo già fatto vedere, perché tu dici, Yuri, non mi fai vedere il camper? No, te avevo fatto il video a parte, dai, torna indrio.
quando eravamo nel parco del Delta del Po. Che bello, cosa che ho costruito? Ecco, allora vabbè, non ti ho ripreso tutto l'elenco delle parole asse che mi sono preso. Comunque, dicevamo, no, che avevamo fatto il video del camper e mi dice, non so che modello che hai messo quella volta, che hai buttato un modello a caso. Comunque il modello di questo qua è Estro 4. Porto Santa del Piano, in Toscana? Ma che è Toscana? In Puglia? Ah, in Puglia? Ecco, guarda la geografia è singa, no? Praticamente è una roba incredibile. La tua bicicletta, la mia vecchia. E questo faccio, se no tormene una subito. Adesso te la tieni qua dentro, ovviamente. No, me la teniamo già lì dentro, sai che. Te che c'è qua dentro qua? No, già non era sosta, camper. Fuori a posare il camper del Drio, no? Ma c'erano in tanti. Porca miseria. Poi ce ne fuori dalla discoteca, qui dentro per i cancetti, dopo più guarda metri vetri, vedi, c'è una casa. Che storiazza. E vedi il garage, continuo sempre a sognarlo, però. Ma solo che per la bici, eh? Perché sinceramente la mia roba me la sono già ben organizzata, però per la bici quello sì, il garage resta il garage, ragazzi. D'altronde non c'era altra soluzione, la soluzione c'è solo quando hai tanto cash. Il camper che avrei voluto io sarebbe costato tipo 200.000 euro, cioè della serie farlo completamente artigianale, quindi con tutta la roba che voglio io, figurati, capito? Quindi buono così, però continuo a sbavare nei garage, quello sì. Si avete tosati, ma cioè, colazione del singano di solito se caffè e biscottino, cioè, te capio, non il biscottino che ti intendi ti, che è il biscottino nel senso del biscotto, cioè qui che ti puzzi dal caffè, insomma, dai. Birra di Sardegna, località Macchiareddu, come mi pare altro Giovanni e Giacomo, quindi sei a Piticagno, là, tutte le parole in sardo. Senti, impara anche il dialetto coso là. Vicentino è il bicere, mi pare di sentire il coso, Andrea, a Mugere. Un altro tuo parente, dai parti là di Vicenza, sì. Sì, sì, non stai a dire dove chi mangia i gatti, perché sennò poi Vicentini si offende. No, non stai a dire queste robe. Se sparisce il gatto, ho capito. Thank you.